ma già guardando banalmente un grafico, che questo governo non è mai entrato in feeling con i mercati finanziari. Non c'è stata un'empatia. Secondo me c'è anche un problema di comunicazione, nel senso che tante volte, se ti ricordi, tutto il discorso del DEF è andato avanti troppo a lungo e, come sai, i mercati odiano quelle fasi interlocutorie di incertezza. Alcune volte bisogna dare delle parole di chiarezza e se tu dichiaravi da subito che l'obiettivo era fare il 2,4 di deficit, probabilmente non passavi 2 mesi in balia delle indiscrezioni, ma il mercato scontava in un colpo questa notizia e poi provava a consolidare per ripartire. Quindi c'è un problema, secondo me, duplice di comunicazione, ma anche, se ci pensi, un problema originario, perché se ricordi, questa coalizione è nata da due partiti che erano su sponde opposte prima del 4 marzo. E allora il problema qual è? Che una mi offrivi il reddito di cittadinanza, l'altra la flat tax, e una delle due sarebbero probabilmente state poste in essere. Adesso, essendo una coalizione in cui c'è un programma di governo in cui vanno accontentati entrambi gli elettorati, si rischia di eccedere, come dire, nelle misure e nelle promesse, proprio perché queste due coalizioni erano slegate. Adesso entrambi devono accontentare l'elettorato e c'è il rischio che le cose si complichino. Poi è chiaro che è presto per fare dei bilanci definitivi, ma oggettivamente il feeling col mercato non c'è mai stato.